Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo, di nuovo buona Pasqua, di nuovo buon anniversario a questo canale YouTube che oggi compie un anno. Bentornati anche nella rubrica Retro Movies, dove recensisco tutti i film che sono usciti precedentemente all'era di YouTube. Questo film è uno dei miei film preferiti, con uno dei miei attori preferiti. Ringrazio Andrea Pascali, che mi ha tra l'altro richiesto di farne la recensione. Il film in questione è The Mask di Charles Russell del 1994 con protagonista Jim Carrey. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri a caso, commentate con quello che ve ne pare di questo film, con quello che ve ne pare del fumetto da cui è ispirato, o magari su quello che ve ne pare di Jim Carrey in generale. Vi ricordo sempre che in descrizione potete trovare anche dei link Amazon molto carini in cui vi suggerisco degli acquisti. Gli acquisti che farete andranno indirettamente a contribuire anche a questo canale. Cominciamo con la trama. Per chi non lo sapesse, The Mask parla di un impiegato di banca dal nome Stanley Ipkiss, dal carattere molto timido, molto debole in un certo senso, nel senso che non cerca mai il conflitto, lo evita e si fa anche mettere un po' i piedi in testa da tutti, dalle ragazze con cui cerca di uscire, dal suo miglior amico e collega Charlie, per non parlare anche di tutte le persone al di fuori della sua cerchia, come per esempio la sua padrona di casa, il meccanico che non gli aggiusta l'auto in tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sfortunato protagonista, trova sul ciglio di un fiume una maschera molto antica, una maschera magica che ha dei poteri sovrannaturali, poteri che tra l'altro si attivano dopo il tramonto. In questo film, la maschera ha origini, norvegesi, appartenenti alla mitologia norrena e pare che tenga imprigionato gli stessi poteri del dio delle malefatte, ovvero Loki. Le particolarità dei poteri che dà questa maschera sono due. Una legata alla psiche, ovvero la maschera riesce a tirar fuori il lato più nascosto della nostra personalità, quella che Freud chiamerebbe l'Es, che praticamente è spinta solo dalle pulsioni principali, ovvero mangiare, dormire, riprodursi. Questa parte di personalità è la parte che noi impariamo a gestire con l'età, ma che fondamentalmente è tipica dei bambini appena nati, quindi questa parte della personalità non sa ricevere un no come risposta, vuole tutto e subito, e questa maschera, tra l'altro, riesce anche a soddisfare questo bisogno, perché l'altro invece aspetto dei poteri della maschera è riuscire a gestire la realtà, a modellarla a proprio piacimento. E per realtà intendo dire sia noi stessi che indossiamo la maschera, sia la realtà che ci circonda. Infatti vediamo Stanley Ipkiss che quando indossa la maschera magica e si trasforma in The Mask, la maschera o il testone nei fumetti, riesce innanzitutto a creare oggetti dal nulla sfidando le leggi della fisica, come tirar fuori palloncini dal nulla e successivamente trasformarli in armi, in mitragliatori, in pistole. Poi vediamo anche lo stesso The Mask che condiziona la realtà che ci circonda, cambiando per esempio i vestiti della band del Coco Bongo, convincendo Tina Carlyle a ballare con lui in una coreografia che lei stessa non aveva mai studiato, convincendo tutte le forze di polizia a ballare insieme a lui per sfuggire all'arresto. Quindi vediamo espressamente che questa maschera ha dei poteri fenomenali, oltre al fatto che rende la persona invulnerabile. Lo vediamo fin da subito. La prima volta che Stanley Ipkiss indossa la maschera si sfonda fuori dalla finestra, si defenestra da solo e si spiaccica al suolo con un effetto cartunesco. Quindi riesce a dare delle caratteristiche invulnerabili all'ospite che la indossa. Se poi l'ospite che la indossa ha una fantasia basata a cartoni animati come quella di Stanley Ipkiss, vediamo anche che la maschera stessa rende il personaggio, dà al personaggio gli stessi poteri che lui stesso riesce ad immaginare. In questo caso, la maschera indossata da Stanley Ipkiss riesce a rendere Stanley gommoso come un cartone animato. Ovviamente, quello che succede è che Stanley si prende qualche rivincita contro,
appunto la padrona di casa contro il meccanico che non gli faceva riparare la macchina in tempo, anche contro la sua stessa banca, il suo stesso datore di lavoro che è un figlio di un banchiere che lo tratta malissimo, non facendo nulla, si vendica un po' di tutti i suoi torti subiti, ma la ragione principale per cui Stanley vuole usare la maschera è avere un po' il coraggio che non avrebbe normalmente per conquistare la donna più bella che lui abbia mai visto, che è la sua cliente della banca, Tina Carlyle, che guarda caso è anche la nuova starlet, la nuova ballerina del locale più in voga della città, che è il Coco Bongo Club. Non è un caso che Tina Carlyle sia andata in banca ad aprire un conto da Stanley Ipkiss. In realtà è stata mandata dal suo fidanzato, che è uno dei tanti sgherri del boss locale di Edge City, la città dove si svolgono questi eventi. Questo scagnozzo, certo Dorian Tyrell, che è appunto il fidanzato di Tina Carlyle, possiede il Coco Bongo, ma vorrebbe di più, vorrebbe tutta la città. Peccato che questa città è posseduta, è nelle mani del boss che si chiama Nico. Il piano di Dorian Tyrell, appunto, è rapinare la banca di Edge City per avere abbastanza denaro per sbarazzarsi di Nico e diventare il nuovo capo della mafia locale di Edge City. I suoi piani purtroppo sono mandati in fumo perché Stanley Ipkiss, posseduto dalla maschera, rapina per primo la banca per poi andare al Coco Bongo Club e appunto conquistare Tina Carlyle che, nonostante l'aspetto bizzarro del nostro protagonista, si innamora, comunque ha una cotta per la maschera proprio per il suo modo di ballare. Il film sarebbe già finito così se non fosse che c'è sempre una difficoltà in questi casi. La difficoltà sta nel fatto che, nonostante comunque Stanley, nei panni della maschera, riesce a ottenere un appuntamento con Tina Carlyle al tramonto e nonostante riesca anche a sfuggire alle grinfie dei poliziotti capitanati dal tenente Calloway e dal suo fido assistente Doyle, comunque abbia una serpe in seno, ovvero ha un'amica conosciuta da poco, che è una giornalista che sta indagando su quello che è successo nella città ad opera della maschera, che viene a conoscenza su stessa ammissione di Stanley Ipkiss che la maschera non è altri che lui stesso. E così avviene il primo plot twist di questo film, ovvero che Peggy, quella che doveva essere la brava ragazza, quella che doveva essere l'amica fidata di Stanley Ipkiss, tradisce Stanley per il vile denaro, perché aveva bisogno di soldi. Lo tradisce e lo vende niente po' di meno che a Dorian Tyrell. Dorian Tyrell si impossessa della maschera e la maschera si impossessa di Dorian Tyrell, creando questo Dorian maschera pericoloso, invulnerabile, spaventoso. Questo Dorian con la maschera indosso fa quello che non era riuscito a fare con i soldi della banca di Edge City, ovvero uccidere il suo boss e prendere in ostaggio tutte le persone del Coco Bongo. Tina compresa, perché Tina in realtà è sempre stata innamorata, si è accorta di essere innamorata anche di Stanley Ipkiss, quindi vuole far saltare in aria tutto il Coco Bongo, perché come vi avevo detto prima, la maschera amplifica le caratteristiche nascoste, innate, tenute a bada dal soggetto ospite. Quindi se già il soggetto ospite è un tipo come Dorian Tyrell, quando indossa la maschera, quello che può essere il suo modo di ragionare viene spazzato via dalla sua voglia di distruzione. Ovviamente, in una serie di rocamboleschi eventi, Stanley Ipkiss trova il suo coraggio senza bisogno della maschera per poter salvare la situazione e portare a casa la giornata. Ovviamente il film si ispira a un antico racconto del 1800, che è lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in cui si parla espressamente di personalità multipla, di sdoppiamento della personalità, dove c'è una parte buona del sé e una parte cattiva, anche se in questo caso la parte cattiva non è proprio cattiva, ma è semplicemente fuori di testa e comunque è una parte incontrollata di se stessi. È pieno il cinema americano, il cinema mondiale di film che trattano il tema del doppio. Questo film non è né il primo né l'ultimo a farlo, ma è sicuramente uno di quelli con più successo ed è anche uno di quelli che quantomeno finisce bene rispetto al libro di Dr. Jekyll e Mr. Hyde,
e ci dà anche un bel insegnamento, cioè del fatto che non c'è bisogno di artefatti, come in questo caso la maschera, o comunque non c'è bisogno di cose artificiali che ci diano coraggio per agire, ma bisogna solo tirare un attimino fuori i cojones al momento giusto e scoprire il coraggio che c'è dentro di noi. Questo è un piccolissimo insegnamento in un film che è principalmente da ridere e fantasy, se vogliamo. Passiamo ora alle curiosità. Prima del film e dopo il film. Come vi ho detto, il film è un film del 94 del regista Charles Russell con un Jim Carrey che era stato scoperto da poco dal grande pubblico dopo il successo del primo Ace Ventura. Dovete sapere che Ace Ventura e The Mask sono stati girati entrambi nel 93 quando Jim Carrey non era ancora famoso ed è anche per questo che Jim Carrey per questo film non è stato pagato come poi sarà pagato successivamente, ma lo approfondiremo dopo sul tema Jim Carrey. Dovete invece sapere che prima di questo film c'è stato un'opera originale. Il film non nasce da zero, ma si ispira a un fumetto. Il fumetto si chiama The Mask, ma il nome The Mask è semplicemente riferito alla maschera, perché il protagonista, appunto, lo chiamano il testone. La differenza tra il film e il fumetto è che il fumetto, che è dell'89, quindi non è vecchissimo, è molto più violento, è molto più splatter. Il protagonista, Stanley Ipkiss, è una persona molto più negativa. Da questo punto di vista, la maschera, che tra l'altro non è una maschera norrena, ma è una maschera voodoo, rende Stanley Ipkiss e i successori, i possessori della maschera, violentissimi. Per violentissimi intendo che non si fa nessun problema a uccidere anche nei modi più colorati i malcapitati che hanno a che fare con lui. Tra l'altro nel fumetto non c'è nessun riferimento al fatto che la maschera funzioni solo di notte, perché su stessa missione di Stanley Ipkiss dice: non sto togliendo la maschera da più di una settimana, questo significa che riesce a tenerla per tutto il tempo, mentre nel film è abbastanza chiaro che con la luce del giorno la maschera si stacca da sola, tant'è che nel primo risveglio di Stanley Ipkiss la maschera è sul cuscino mentre Stanley sta dormendo. Chiaramente il film, dai toni che hanno usato, si discosta molto da quest'opera originale così violenta, tant'è che i fan più accaniti del fumetto non hanno apprezzato il film di Jim Carrey, nonostante sia stato un successo sia di pubblico che di critica. Talmente un successo che subito dopo questo film hanno voluto produrre una serie animata che sicuramente avrete visto e anche un videogioco della Super Nintendo, tra l'altro che io ho, che è fantastico. Se riesco magari vi farò anche una sessione di gameplay per quanto possa essere possibile fare del gameplay col Super Nintendo. Dovrò riprendermi con la videocamera mentre ci giocherò. Oltre a questo smodato successo immediato, hanno anche fatto un sequel nel 2005, ma è davvero un prodotto da VHS orribile che non capisco perché lo abbiano fatto. Come sempre, Jim Carrey, che è molto allergico ai sequel dei suoi film, non ha partecipato a questo e ha fatto benissimo perché il film è davvero una trashata immonda che non dovrebbe esistere ed è girata con le chiappe di un babbuino. Al di là di questo sequel orrendo che c'è stato nel 2005, si pensava davvero di fare un sequel subito dopo il primo The Mask del 94, addirittura che nel videogame della Super Nintendo c'era una campagna, in America, c'era una campagna per far partecipare le persone che compilavano un modulo, essere estratte per fare una comparsa in The Mask 2, che però non si è mai più fatto perché Jim Carrey non ha voluto fare il sequel. Questo film è anche il film di esordio di Cameron Diaz, il suo primo film dopo una carriera da modella. Poi l'abbiamo vista anche in un sacco di altre pellicole successive, dove ha sempre fatto la parte della bellissima bionda, ma anche molto spiritosa, perché è nata proprio grazie, cioè insieme, diciamo, a Jim Carrey. In tutti i suoi film Cameron Diaz è sempre sexy, bellissima, ma in questo film è davvero una bomba. Curiosità nella traduzione. Lo sapete che Pino Quartullo, il doppiatore di Jim Carrey in ben soli due film, ovvero The Mask e Sceme più scemo, il primo, ha detto sfumeggiante, SF sfumeggiante, e non spumeggiante, SP pumeggiante. È normale che la maggior parte di noi non abbia capito
questa parola perché la parola esistente è appunto spumeggiante, da spuma, schiuma, e si dice con SP. Mentre Pino Quartullo ha semplicemente inventato questa nuova parola, questa petalosissima parola, perché in originale Jim Carrey diceva smoking, che smoking significa fumante. Quindi ha voluto usare la F, ma non perdendo la S che c'era in smoking, e quindi si è inventato sfumeggiante. Parliamo di successo ed accoglienza di questo film. The Mask, che è stato girato appunto nel 93, quando Jim Carrey ancora non era famoso per Ace Ventura, e ha girato insieme in quello stesso anno sia Ace Ventura che The Mask. The Mask è costato solo 18 milioni di dollari, 18 milioni di dollari nel 94, tenete sempre conto dell'inflazione, eccetera, eccetera, bla bla bla. Pensate che solo nel primo weekend ha incassato nei cinema 23 milioni di dollari, per poi arrivare a guadagnare all'incirca, credo, 200 e passa milioni di dollari negli Stati Uniti e 300 e passa milioni di dollari in tutto il mondo. È sicuramente stato un successo commerciale, ma è stato anche un successo della critica, quindi non è stato criticato diciamo, dai critici con la puzza sotto il naso, ma è stato apprezzato un po' da tutti. Il grandioso incasso di questo film ha permesso anche a Jim Carrey di aumentare il salario che poteva chiedere per partecipare nei film successivi, ma andiamolo a vedere nella prossima sezione. Jim Carrey, nel suo primo film da protagonista, di cui vi ricordo è stato anche sceneggiatore, ovvero Ace Ventura Pet Detective, Ace Ventura l'acchiappanimali, ha preso come paga per il suo operato, per la sua recitazione, 350.000 dollari. Successivamente, per The Mask, ha invece guadagnato 540.000 dollari. Per questo che The Mask è costato solo 18 milioni, perché non c'era da pagare Jim Carrey così tanto come quando poi è diventato così famoso. Infatti, dopo questo successo di The Mask, ha avuto la garanzia, la possibilità di poter chiedere molti più soldi, tant'è che già in Scemo e più Scemo ha chiesto la bellezza di 7 milioni di dollari per recitare, anche contro i 50.000 dollari che aveva come paycheck Jeff Daniels, il suo coprotagonista. Subito dopo questo film, già in Ace Ventura 2, la paga che chiedeva Jim Carrey era di 15 milioni di dollari, e così via. In poi questa è stata più o meno la sua richiesta, il suo cachet. Per esempio, in Bugiardo Bugiardo ha chiesto 20 milioni di dollari, nel Rompiscatole ha chiesto 20 milioni di dollari, in Bruce Almighty, di cui era anche produttore, ha chiesto 25 milioni di dollari, in Yes Man ha chiesto 32 milioni di dollari. Sono meritati, secondo voi? Secondo me sono meritati. Non so se adesso Jim Carrey, dopo comunque la discesa un po' che ha avuto con questi anni, sta ancora chiedendo gli stessi soldi. Può essere che lo stia facendo, ma per il semplice fatto, come ho detto prima, che con l'inflazione questi soldi hanno molto meno valore che non nel 94, nel 95, nel 96. Quindi complimenti a Jim Carrey per essersi venduto davvero così bene e complimenti per averci regalato questo fantastico film che si chiama The Mask. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.